Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte. Né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Sale e luce sono due forti immagini che ci danno l'idea di cosa dobbiamo essere nel mondo. Gesù ci ha affidato una missione. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Non si può salare il sale, occorre gettarlo se perde il suo sapore. Una parola molto forte che sa di grande profezia da parte di Gesù, e penso che oggi si sia realizzata questa parola, perché viviamo i nostri tempi. Tempi di confusione e di smarrimento. Il cristiano che deve essere sale e luce è come se avesse perso questa sua visibilità, missionarietà nel mondo. Il Vangelo di oggi ci scuote dal di dentro. Dice qualcosa di molto significativo. Ci interroga sul fatto che ogni volta che andiamo a messa, soprattutto nel celebrare la Pasqua settimanale, la domenica, e quindi ci vede tutti quanti radunati a formare assemblea liturgica, questo ci deve interrogare se davvero al di là della messa e oltre la messa, l'Eucaristia, che è il rendimento di grazie a Dio, ci porta ad essere poi nella quotidianità sale e luce del mondo, sale della terra, luce del mondo. Il dramma del nostro tempo, specie in Occidente, è proprio quello di un cristianesimo senza Cristo, di una religione senza fede, di un culto senza celebrazione, senza vita. Dobbiamo ritornare nuovamente ad essere con quel gusto, con quel sapore di Gesù, del Vangelo, della sua parola. Gesù non ha bisogno di un cristianesimo insipido, tiepido. I discepoli del Signore, che scelgono ogni giorno di essere suoi, di appartenergli e di mettersi costantemente alla sua sequela, devono rimanere, dobbiamo rimanere tutti quanti scossi da questo discorso della montagna che abbiamo iniziato con le beatitudini. E adesso Gesù ci dice, incarnando le beatitudini, con questo spirito evangelico, dobbiamo essere sale della terra, luce del mondo. Papa Benedetto XVI ha ragione
quando dice che il cristianesimo si propaga non per proselitismo, ma per attrazione. Chiediamoci tutti quanti, con umiltà e con purezza di cuore: sono sale della terra, luce del mondo? Attiro a Cristo la mia vita, è fonte di attrazione non alla mia persona, ma alla persona di Cristo? Dice Papa Francesco: Gesù ci invita ad essere un riflesso della sua luce attraverso la testimonianza delle opere buone. Donaci, Signore, di far risplendere la nostra vita con la forza del Vangelo, perché chi ci incontra possa vedere le nostre opere buone, rendendo gloria a te, che sei Dio, Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti. Dio vi benedica.